Vi fermate mai un attimo a pensare all'importanza della nostra lingua? Qual è la storia delle parole che usiamo ogni giorno? L'Accademia della Crusca è una vera e propria fabbrica dell'italiano e si intitola così il primo docufilm dedicato alla prestigiosa istituzione che studia la lingua. 5 secoli di storia condensati in 50 minuti con la regia di Giovanni Ortoleva. I padroni della lingua sono i parlanti italiani nel loro complesso. Il lavoro della casa di produzione fiorentina Berta Film, sostenuto tra gli altri da Unicop Firenze, viene presentato in anteprima fuori concorso durante il Festival dei Popoli al cinema La Compagnia di Firenze. Fino al 28 novembre la kermesse porta in 7 luoghi della città il meglio del cinema documentario italiano e internazionale. Per poter raccontare visivamente una storia basata principalmente sulle parole è stata fondamentale la collaborazione con la Compagnia delle Seggiole, gli attori, i nuovi del Teatro della Pergola, ma anche la partecipazione di nomi come Alessandro Barbero, Tommaso Montanari, Monica Guerritore, attraverso la ricostruzione di scene di fiction con attori, attraverso la bellezza della sede della Villa Medicea di Castello e le opere d'arte che riguardano la storia del vocabolario della lingua italiana, siamo riusciti a restituire con una forza anche visiva una storia straordinaria che meritava assolutamente di essere raccontata. La 62esima edizione del Festival dei Popoli sancisce il ritorno in sala dopo l'edizione virtuale di 12 mesi fa e continua la collaborazione con Unicop Firenze, quest'anno incentrata sui giovani. Un programma di documentari che si chiama Kids and Teens, cioè per bambini e adolescenti, internazionale, che vedrà alcuni eventi molto interessanti, ma anche vedrà la partecipazione diretta, il protagonismo di alcuni di questi, con una giuria specificatamente rivolta e gestita da 16-18 anni. In più abbiamo una parte che riguarda invece i giovani autori, cioè quelli che iniziano la loro professione cinematografica. Avremo un campus, il primo campus internazionale, con 12 film provenienti da tutta Europa che verranno a presentarsi per la prima volta qui, a discutere con gli addetti ai lavori, a cercare di trasformare questa passione in un vero e proprio lavoro sostenibile nel tempo. Pandemia, attualità, musica, il festival propone 80 film di cui 25 in concorso. Sul grande schermo anche la Toscana. Abbiamo Caveman, il gigante nascosto di Tommaso Landucci, che è sulla figura dello scultore Filippo Dobrilla, e abbiamo L'assedio di Marta Innocenti, che è sul GP del Mugello. È questo rito collettivo che da anni si manifesta finché non è arrivata la pandemia. Programma completo sul sito www.festivaldeipopoli.org.